questa è veramente una tradizione più secolare. Tutta la popolazione di San Martino ha contribuito a realizzare veramente un capolavoro. L'idea è stata mia. Io mi chiamo Marco Filippo, sono fuori a lei, fuori dalla Sicilia. Ho avuto questa ispirazione e tutta la popolazione, diciamo, mi ha appoggiato in questo progetto che abbiamo realizzato. E sarebbe veramente uno spreco spiegarla in pochi minuti, che sarebbe veramente difficile un lavoro di un anno e mezzo e la realizzazione di 30 giorni, così. Però in breve proprio la cosa, proprio in breve. Tutti gli addobbi e la tinteria è stata diciamo portata singolarmente dalle famiglie, sono corredi di donne già sposate, corredi ancora di ragazze che devono sposarsi. Che si devono sposare. Che si devono ancora sposare. Biancheria storica, biancheria anche di valore, tutta roba ricamata a mano, di vino, di seta, di ogni. Parliamo dei soppelletti, abbiamo tante statue religiose, anche di valore. Per esempio abbiamo una Maria Bambina in cera del 1900. Abbiamo parecchie statue offerte da Padre Michele, adesso lui non sta bene di salute. Un Gesù Bambino offerto dalla Chiesa Madre di San Martino nell'occasione, valore penso oltre i 100 anni. Abbiamo delle immagini sacre storiche napoletane dentro le campane di cristallo, delle bottiglie dell'inizio del secolo, anche questi qui del Novecento col pesce, due bottiglie a forma di fucile, ripiene di vino chiaro. Due velieri storici offerti da due famiglie. E come potete vedere, due lumi. Dice, cosa servono? Servono per addobbare la tavola con le luci. Come al lato di Sant'Antonio ci sono due fiori fatti in carta crepe. L'addobbo del soffitto è tutta carta di riso lavorata a mano, arriva dalla Cina. I lampadari in Valle sono stati offerti da una signora, ha detto che le lampadine non va bene montato il tetto di San Giuseppe, ha chiamato l'elettricista, l'ha fatto smontare di casa sua e le ha portati qui, e là abbiamo addobbato l'altare di San Giuseppe. Il cuore di Gesù, che potete notare in fondo, è stato prestato dall'Istituto delle Suore, come le fruttiere, alcuni angeli. Riprenda l'angelo. L'angelo che potete notare con le braccia aperte, con la scritta, questo è l'angelo che viene usato sull'urna il Venerdì Santo nella Settimana Santa. Abbiamo la Madonna di Fatima, sempre da Padre Michele. La statua è stata offerta e prestata dalla Chiesa Madre di San Martino, la Chiesa di Santa Margherita. I due candelieri sono del 1700, tutti in oro zecchino. Il baldacchino l'ha fatto una signora, veramente in 3 ore ha realizzato questo baldacchino in seta rossa. E poi
potete notare tutto il pane artistico a grappolo d'uva, a pesce, a forma di cuore, agnellino, abbiamo i burcellati ripieni di fichi, abbiamo i famosi cuggeregge di San Giuseppe, tutte le frittate che adesso sono finite, gli agnelli pasquali. Abbiamo un nuovo distruzzo, vero, arriva dalla Russia, San Pietroburgo, è stato portato in occasione della tavola di San Giuseppe. Abbiamo tante bottiglie, abbiamo due famose bottiglie, anche queste datate 1928, con all'interno la Via Crucis. Però veramente abbiamo il ben di Dio, di tutto e di più. Una piccola statuetta della Madonna di Caravaggio con Giannetta. Qui abbiamo Gesù nell'urna, dice cosa c'entra nel pane e nei dolci. È una tradizione che Gesù va messo nell'urna. Vi presento la signora Giusi, che il papà ha offerto in occasione della festa di San Giuseppe, questo garage che si guardava, si metteva le mani ai capelli. Con l'aiuto di tutti veramente abbiamo realizzato qualcosa di incredibile, che uno quando l'ha visto ha detto era veramente un garage Dolce Benito. Suo papà un giorno ha aperto e ha detto: ma questo non è il mio garage, è un paradiso, si è quasi spaventato. E infatti era il garage dello zio Benito. Adesso passo la parola alla signora Giusi, che spiega un pochino tutto quello che ha fatto lei, la biancheria che ha raccolto, delle famiglie, gli oggetti, dove è andato. Ha avuto anche alcune persone che gli hanno detto anche di no, però noi non ci siamo arresi. Dai, Giusi. Sì, no, devo dire che qua c'è il cuore di tutte le persone di San Martino. Hanno dato proprio l'anima. Pur di mettere qualcosa di loro, hanno dato qualcosa di prezioso, tipo il corredo che noi vediamo avendo addobbato le pareti, con il corredo più prezioso che loro avevano nelle loro casse. Il corredo non toccato per i loro figli, pur di metterlo per imbandire la tavola di San Giuseppe, perché è una tradizione che rimane vivo nel cuore di ognuno dei nostri paesani e soprattutto di questi emigrati, che lo scopo del loro lavoro, dell'anno di lavoro, è quello di arrivare proprio in questo momento prezioso, tanto prezioso per loro, e venire a vedere questa grazia è una grande gioia per loro, vedere questo. Come diceva Filippo, come diceva lo stesso prete, sembra un presepe di dolci e di sapori, proprio per ravvivare la gioia di ognuno di noi, che è una tradizione che deve rimanere sempre viva nel cuore di tutti, anche non solo dal punto di vista di devozione verso San Giuseppe, ma anche come cultura. Sono le culture che non si devono perdere e si devono sempre mantenere vive finché è possibile, finché ci si crede. Certo, è un lavoro immenso, c'è una fatica grande, però la soddisfazione è bellissima. Vedere nel cuore di tutti la gioia, gli occhi delle persone sorridere, sì, è una cosa bellissima. Un attimo di tregua, niente. Non diciamo nessuna bugia, abbiamo passato 12 ore qui dentro lavorando veramente, sudando, abbiamo bevuto tanto di quell'acqua, perché voi non lo sapete, l'abbiamo fatta due volte questa tavola, l'avevamo fatta a colore beige, sì. Ma non ci è piaciuta e l'abbiamo smontata. È passata una signora, è andata a raccogliere tutta la biancheria della sua via,
è arrivata con la macchina stracolma di biancheria. Ma non è bastato lo stesso, telefonate in continuazione perché ci serviva la biancheria uguale, dello stesso colore, dello stesso lavoro. Abbiamo dei cuporetti del 500. Uguali, l'abbiamo ripresi uguali. Due uguali. Non abbiamo fatto una cosa così per caso, è stata una cosa accurata, veramente, come si dice, un lavoro certosino. Certosino, sì. Adesso è stato passo un lavoro, la parola sì. Ci sono delle lenzuola ricamate a mano che hanno la vita di 220 anni, tipo questo lenzuolo. Sono delle bisnonne e nonne che sono tenute preziosamente conservate, eppure pur di metterla nella tavola di San Giuseppe l'hanno dovuta donare. Questo lenzuolo ci è stato prestato dalla famiglia Veroni, ha 220 anni questo lenzuolo, è nata tutta la famiglia Veroni, che chi è di San Martino conosce la famiglia Veroni, tutta la generazione della famiglia Veroni è nato in questo lenzuolo. Ci sono gli occhi di tutte le nonne. Un lavoro, ha detto la signora, mia mamma ci ha impiegato 2 anni a ricamare questo lenzuolo. Voi immaginate le donne di allora e le donne di adesso. Io non penso che la donna bravissima se può fare un lavoro così. Anche quest'anno è stata allestita la tavola vampata di San Giuseppe. È una tradizione ormai ultracentenaria di San Martino che ogni famiglia è sempre con entusiasmo provvede a offrire ogni ben di Dio. Come vedete nella tavola di San Giuseppe c'è tutto il cuore, come giustamente hanno detto gli organizzatori, di tutto San Martino. E questa è una tradizione che si ripeterà nel tempo, una tradizione ultracentenaria. Anche quest'anno il tuppi tuppi e la tavola sbambata sono riusciti veramente bene. E infatti la Proloco da me rappresentata ringrazia vivamente gli organizzatori che hanno veramente fatto una cosa eccellente. Grazie. Pare vicino a quell'angelo con l'abito rosa c'è un Gesù Bambino del 1400 restaurato in cartapesta di un valore inestimabile. La famiglia che ce l'ha prestato, scusate, ha voluto la fotocopia della mia carta d'identità, altrimenti non me lo dava. E nonostante tutto ci ha ripensato, mi ha detto non glielo do, voglio una cauzione, perché altrimenti se si rompe mi dispiace. Ed è datato 1401, conservato in una famiglia di San Martino, lo dà veramente in occasione delle tavole sbambate di San Giuseppe. E come tante altre cose, abbiamo 2 bellissime statue di Sant'Antonio, anche loro in gesso e in cartapesta. Abbiamo il famoso San Calogero di Naro, anche lei offerto dalla famiglia, un bellissimo cuore di Gesù datato 1600, una campana di cristallo arriva da Napoli. Abbiamo un'altra campana che forse, se lo zio Giovanni si mette di qua, la può riprendere. La Madonna del Monte Carmelo con lo scapolare tutto in filigrana nelle sue mani. E poi nell'altro lato abbiamo un'altra campana napoletana, sempre in cristallo. E veramente, signori, scusate, ci sarebbe da elencare a uno a uno tutto quello che abbiamo.
Le bottiglie sono tutte in cristallo e argento, cioè molto. A malincuore vi devo dire, si è rotta una bottiglia, io non lo so, ma la signora ci ha detto che ce l'ha già a casa da più di 80 anni e sua mamma la conservava e sua nonna da più di 200 anni. Ci si è rotta nelle nostre mani. La signora veramente all'inizio si è arrabbiata, però poi ha capito, ci è scoppiata tra le mani una bellissima con un angelo e il Santissimo, più o meno diciamo di questa volta, ma ci è scoppiata tra le mani, non abbiamo dovuto raccogliere nessun pezzo.